tema di università, anzi di tasse universitarie, le cose si sono un po' complicate. Che cosa è successo? Negli anni accademici, che vanno dal 2015 al 2021, è aumentata la no tax area, ovvero la platea di studenti che sono esonerati nel pagare le tasse universitarie. Questo perché i loro redditi, non tanto i loro quanto quelli della famiglia, sono così bassi tanto da non potergli permettere di pagare queste tasse e quindi vengono esonerati. Era il 10% il numero totale degli studenti che rientravano nell'esonero delle tasse universitarie, si è arrivati nel corso di questi anni al 34%. Che cosa succede? Che ci sono più studenti iscritti all'università, ma sono diminuite le rette proprio di tasse che vengono pagate. Tutto questo perché? Proprio perché è aumentata la platea di quelli che non le pagano. E allora le università che fanno? Stanno lì, stanno zitte, buone e non dicono nulla? No, no, certo, perché se non le paghi tu, qualcun altro dovrà pagarle. Infatti, che cosa è successo? È successo che proprio con questa mancanza di entrate si è deciso di far pagare di più a quelli che possono permettersi di pagare l'università e che sono passati all'incirca da 1.100 euro l'anno a 1.400 e passa euro l'anno, con un aumento di 300 euro in più. Se a tutto questo aggiungiamo anche l'annoso problema degli alloggi per gli studenti che magari frequentano l'università fuori sede, fuori dalla città dove abitano, eccolo lì che l'esborso per le famiglie per far studiare i propri figli diventa enorme. 1.400 euro all'anno per le tasse universitarie, che diciamo è la parte minima, perché se si pensa invece a quanto costa per esempio una stanza a Milano, 900 euro, 7, 8, siamo lì più o meno, e insomma il totale è abbastanza importante. Del resto qualcuno dice, è giusto che paghino quelli che hanno più disponibilità a discapito di quelli che invece non hanno molto. Sì, questo è vero, però se per esempio si rivedessero un po' queste tasse universitarie, non so, lo dico così per dire, non lo so, io è una cosa che penso io, poi magari non si può fare. Di certo è che fare l'università adesso è un lusso, è come andare all'università di Dolce & Gabbana. Io non so a voi, ma a me Flavia Vento fa tenerezza. La trovo di un'ingenuità, a volte anche di una volatilità di pensiero abbastanza evidente, e quindi ci fa sorridere. Se non altro porta un po' di allegria ogni volta che si parla di lei. Siccome non se ne parla spesso, e allora bisogna trovare l'espediente, o perlomeno diciamo che l'accadimento che la riguarda può essere un espediente per far parlare di lei. Che cosa ha detto ultimamente? Ha detto che era in un campo di golf, e evidentemente stava giocando a golf, un parco dove si gioca a golf dalle parti di Roma. All'improvviso, come se niente fosse, le è apparsa la Madonna. Allora, l'ha anche descritta, ovviamente. Ha detto che era tutta vestita di blu, aveva 12 stelle nel capo, e insomma ha avuto questa apparizione. Ora, potrete immaginare cosa non si è scatenato in rete riguardo a questa sua ennesima, non so come chiamarla, diciamo dichiarazione, che si presta, non so se volontariamente, io questo non l'ho ancora capito, se lei lo fa volontariamente affinché si possa parlare di lei, o se lo fa malgrado lei, e quindi lei ingenuamente dice quello che le succede o che pensa che gli stia succedendo, e da lì si scatena un putiferio. Ovviamente la rete ne ha fatto, come dire, un'ingordigia di meme, di notizie, di sberleffi, di prese in giro, che in qualche modo, insomma, se l'è un po' meritate. Quello che mi fa specie è che, qualora fosse vero, non lo so, magari è anche vero, insomma, la Madonna non disdegna neanche i luoghi, diciamo, dove ci sono quelli più agiati, perché sappiamo, no, che chi gioca a golf, io ne ho conosciuti tanti, di quelli che magari non avevano soldi all'inizio, poi hanno fatto i soldi e immediatamente sono andati a giocare a golf. E va bene, all'apparizione è un po' come il cavallo, no? A cavallo nato non si guarda in bocca, ad apparizione arrivata, insomma, non ci si chiede il perché, la si guarda
e basta. Siete appena tornati dalle vacanze e già non vedete l'ora di ripartire? Sì, diciamo che questo è un pensiero comune a tutti quelli che magari tornano dalle ferie e devono rituffarsi nel lavoro. Ah, se potessi ripartire, se potessi tornare a viaggiare. Ma questo, diciamo, è abbastanza la normalità. Ma c'è invece una categoria di persone che non possono essere definiti viaggiatori perché sono affetti da un gene, il Wanderlust o Wanderluster. Che cos'è il Wanderluster o Wanderlust? È una parola tedesca composta. Wander significa viaggiatore, girovagare, lust, desiderio. E fin qui ci siamo, no? Potrebbe definire bene anche coloro che amano tanto viaggiare e scoprire posti nuovi. Sì, ma diciamo le persone, e sono il 20% della popolazione mondiale che ha questo, diciamo, questo gene, che li porta a voler viaggiare in modo compulsivo, e cioè non avere la voglia di restare fermi nel posto dove si è nati, dove si lavora, dove si abita, ma viaggiare in continuazione. Quindi se sentite questa pulsione forte, ma forte nel senso che siete a casa appena tornati da un viaggio e state male anche fisicamente, bene, sappiate che questo gene vi ha contagiato. Non bisogna confondere i viaggiatori, quelli normali, insomma, diciamo quelli lì basici, che fanno il viaggio, tornano a casa, si lamentano perché è già finita la vacanza, eccetera, poi lavorano e lì finisce. Mentre i Wanderluster sono quelli lì che proprio stanno male fisicamente. Quindi la domanda è: ma c'è una cura per questo gene che non fa avere la terra sotto i piedi al 20% della popolazione mondiale? Bene, se c'è una cura, nascondetela, perché viaggiare è bellissimo. Ognuno di noi ha buone e cattive abitudini, ma fa parte della nostra vita, del percorso di vita che ognuno di noi fa. Ma quanto ci vuole per poter inserire una nuova buona abitudine o cattiva buona abitudine? Eh sì, perché ci sono dei tempi stabiliti, ovviamente sono medie mondiali, gli studiosi sono lì che cercano di capire e hanno determinato questo tempo necessario per poter inserire una nuova abitudine. Ci vogliono dai 21 ai 66 giorni, cioè nel momento in cui uno decide: allora, da oggi in poi non berrò più il caffè con lo zucchero, per esempio. Ecco, bisogna avere la pazienza di resistere almeno 66 giorni, o una media tra i 21 e i 66 giorni, affinché quella diventi una buona abitudine. Per fare un esempio, le buone abitudini che ci vengono insegnate quando siamo piccolini, i genitori che ti dicono: la sera prima di andare a letto lavati i denti. Tutti i bambini sono di: oh, che basta, però poi se, diciamo, questa abitudine viene ripetuta nel tempo, almeno secondo gli scienziati in questo lasso di tempo diventa una buona abitudine consolidata dalla quale sarà difficile uscirne. E le cattive abitudini? Le cattive abitudini, e quelle sono più facili, vi posso dire che sono più facili. Non ci vuole tutto questo tempo, non ci vogliono dai 21 ai 66 giorni per poterle far diventare anche quelle ben definite e soprattutto sempre presenti nella nostra vita. Infatti lo stesso studio dice che se una buona abitudine ci mette questo tempo, una cattiva abitudine è un attimo. Ovviamente non parliamo delle cattive abitudini, quelle del fumo, del bere, perché quelle creano dipendenza e quindi non fanno riferimento alla volontà di farla diventare un'abitudine fissa. Ma certo è che ne so. Per esempio, se vogliamo inserire la cattiva abitudine di metterci le dita nel naso, è un attimo, quella bastano forse 5 minuti ed è acquisita, finché qualcuno non te lo fa notare. L'unica cosa è che bisogna perseverare per far entrare una buona abitudine dentro la nostra lista delle buone abitudini che compongono il nostro vivere quotidiano. Bisogna perseverare e non sgarrare. È un po' come la dieta, insomma.